Di che cosa hai bisogno per montare freni e assetto a casa tua? Hai bisogno di 4 cavalletti, un sollevatore, uno smontamolle, un power bleeder, gli utensili che vedremo di seguito nel video e un buon meccanico. Io ho sfruttato le doti tecniche dei ragazzi di Officine Cubo, che ringrazio moltissimo, ma soprattutto ringrazio la NTP e Gioco in Trettol, che mi ha fornito l'assetto Bilstein P16 B14, dischi freni EBC, pastiglie blu e yellow staff rispettivamente per l'anteriore e il posteriore, i tubi in treccia e i liquidi per i freni. Detto ciò, signori cari, è arrivato il momento di farvi vedere come si monta un assetto fai da te. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, attivate sempre la campanella, lasciate un like e pure un commento, insomma, voglio dire, abbiamo fatto 30, facciamo 30. Benvenuti su Officina del Pilota e oggi cambieremo l'assetto alla mini. Bentornati signori e signore, oggi monteremo l'assetto Bilstein B14 B16 sulla mia mini e monteremo anche i nuovi freni. Pastiglie yellow staff per il posteriore e blue staff per l'anteriore, tutto corredato da oli nuovi, tubi in treccia, eccetera, eccetera. Mamma mia, quanto ben di Dio, Miki, eh? Primo step, smontiamo il vecchio assetto. Hai della carta? I guanti, no? Smontiamo il top mount. Ora di rimuovere il top mount, ovvero la parte superiore dell'ammortizzatore. Michele, ci sei? Excellent. Controlliamo il top mount, visto che ha un bel cuscinetto a sfera, questa è la sua gabbia, ci rimettiamo un po' di grasso e questo può essere riusato. Insieme a questo lo mettiamo da una parte in attesa di essere messo su questo. Non ci serve assolutamente di ricomprimerla. Anche il dado in posizione. Sì, poi gli diamo una stretta sulla macchina. Perfetto. Nel top mount, lingua d'acciaio qui deve stare a metà del supporto, ci si deve infilare in mezzo. Vai, sali piano piano. Troppo, sali. Sali, eccolo. Bello. Aspetta. Ok, stop. Siamo abbattuta. Questo deve stare abbattuta su questo fine corsa fatto apposta, così che il foro all'interno collima con la staffa d'acciaio che qui. Mettiamo il perno di bloccaggio. L'antirollio, la ricolleghiamo su apposita staffa. Il dado è da 16 e stringiamo pure lui. Che bello che è, che bello! Andiamo col tappino. Bene. Via il reggidisco e la pinza. T50 e leviamo il disco. Meraviglia! Vai! Zatta, è una cosa liscia in fronte.
qui perde un po' di grasso dalla cuffia. Fulcrum everywhere per sgrassare. Guarda che inferno che c'è qui. Come va, Zatta? Hai sgrassato bene tutto? Bello, bello così. Fulcron, super sgrassatore pronto all'uso. Perché noi facciamo tutto di corsa. Poi ho riflettuto un attimo e ho detto: ma noi dobbiamo fare il video con la macchina sporca così? No. Tutta pulita, adesso si lavora bene. È fighissimo il disco nero, eh? Peccato che durerà poco così. Beh questa sta parte sì. Prima rimane. Resta, questa invece no. Ah, si chiaro, mangerà la prima frase. Chiaro. Fatto apposta. Cambiamo le pastiglie, dai. Mm-mm. Ok, a posto. Le pasticche nuove. Le blue stuff. Madonna. Così fischiano in tutte le condizioni. Io adoro i freni che fischiano. Fantastico, belle. Ti piacciono, Zat? Altro che, la parte con la clip va dentro al pistoncino, la parte senza clip va sull'esterno. Il buon Zat vi ha lasciato questa perla, questo tutorial, il tutorial di Zat. Ora vi manca solamente uno Zat. Che dite, ragazzi, facciamo la serie Zat e i suoi tutorial? Zat che fa cose? Oppure il tutorial di Zat, mi piace, se l'appuntamento settimanale con il tutorial di Zat. Assistito da Matteuccio. Controllare che il flottante faccia il flottante, ok? In questo caso il flottante si muove avanti e indietro, è abbastanza ingrassato. Puliamo un po' e lo rimettiamo. Ah, ha fatto clack, quando fa clack godo. Ok. Tra l'altro sono quasi dello stesso colore della carrozzeria della mia, queste pastiglie. La pastiglia esterna va nell'ancoraggio esterno, facciamo spazio per il disco, non entra davvero. E non entra perché giustamente non ho tirato indietro il pompante perché sono un cretino. Perfetto, non entra più. Fantastico. Dovrebbe bastare. Il vero meccanico deve sapersi adattare alle situazioni. Deve sapersi adattare con quello che ha. Vai. Rimettiamo i fermi della pinza, i prigionieri. Mettiamo i bulloni della pinza. Stretto? Yes. Rimettiamo il fermo della pastiglia esterna. Flottante fa il suo lavoro e adesso la pinza non è in pressione perché abbiamo tirato indietro il pistoncino. Andiamo avanti. Dobbiamo sostituire i tubi freno. Ah. Vabbè, ma te non sei normale. Come facciamo a capire qual è quello giusto? L'anteriore ha il foro più piccolo, il posteriore ha il foro più grande, l'anteriore più lungo, il posteriore più corto. Semplice. Per ulteriore conferma basta confrontarli al volo. Questa è proprio la sua. Adesso possiamo procedere a svitare sia questo flare nut qua su che il banjo fitting che è qua sotto. Adesso ispezioniamo il banjo fitting, che è semplicemente questo bullone con un foro passante dove passa il liquido freni. È abbastanza pulito, l'olio è stato cambiato non da troppo, lo lasciamo scolare e svitiamo l'altro lato. Le due rondelle nuove, ok, e lo avvitiamo sulla pinza. Sul lato superiore va incastrato in una sede che si trova nel telaio qui. Rinfiliamo il flare nut nella sua sede nel nuovo tubo e cominciamo a avvitarla a mano così non si spana. A posto. Ripetiamo lo stesso procedimento per l'ammortizzatore sinistro. Smontiamo le molle e passiamo agli ammortizzatori posteriori. E anche questa è fatta, signori, voi guardate perché dovete imparare, mi raccomando, Leo e Fra, Fra e Leo, Leo e Fra. Siamo sul posteriore,
smontiamo la barra antirollio, poi supportiamo da sotto il braccio in modo che non scatti quando togliamo il bullone dell'ammortizzatore e smontiamo l'ammortizzatore, che in questo caso, per fortuna, a differenza di molte altre macchine, ha i bulloni del top mount da sotto. Perfetto, grazie di avermi aiutato. Ok, è uscita. Ora possiamo finalmente togliere questo dado della bielletta dell'antirollio. Ok, stop. La macchina. Ok, l'ammortizzatore è dentro, lo riavvitiamo. Ah, questa volta avete preso il magico attrezzo per rimandare indietro i pistoni, vedo. Oh yes! Eccole qui, le Yellow Staff. Meglio. Ok. Ok, mettiamo le due viti della pinza. È tornato bello nuovo, eh? Ora vi porto a mangiare, ragazze. Sì, yeah, questo è uscito. Fantastico. Ok, questo è il tubo posteriore, che è più corto dell'anteriore e le rondelle sono più grandi. Ok, al posto. Oh, dai che ci siamo. Che assettin la min. E mentre i ragazzi montano l'altro capo del tubo in treccia, io vado dal McDonald's e compro 3 paninetti. Ci vediamo dopo. Ieri sera, smontando l'impianto frenante posteriore, ci siamo resi conto che le pinze avevano bisogno di una revisionata. Quindi abbiamo cambiato tutto l'interno della pinza, il pistoncino, tutte le guarnizioni ingrassate, rimontate, pronte per essere rimontate. Zatte ci ha lavorato 1 ora e mezzo questo pomeriggio, mi ha revisionato tutto, sei stato un grande, però spiegami bene cosa hai fatto. Sai cos'è? Le pinze posteriori hanno un sistema diverso dalle pinze anteriori, ovvero il pistoncino, mano a mano che aumenti la frenata e usi il freno a mano, il pistoncino si avvicina alle pinze. Questa pinza ha il freno a mano incorporato. Quindi è la stessa pinza freno posteriore che gestisce la frenata e il freno a mano. A lungo andare però che succede? All'interno questo sistema crea un po' di ossido, un po' di ruggine. Mm-hmm. Il pistoncino interno non si muove più come prima. Ci sono una serie di guarnizioni che si allargano e si deformano, non tengono più a dovere. E alla fine il freno a mano non frena più granché. E infatti il mio freno a mano, pensavamo all'inizio fossero le corde che abbiamo prontamente sostituito, invece non funzionava più, perché il problema era, il problema questo. Era proprio questo. E il mitico Zat di Officine Cubo, profilo di Instagram che dovrete assolutamente seguire adesso, altrimenti io giuro, guarda che chiudo il canale. Io sono contento che ti ringrazio. Ma ti pare, è un piacere. Grazie. Già quanto, che c'eravamo era meglio. Quanto ti devo? Questo era il cavo del freno a mano, deve tornare nella sede del freno a mano, che è questa qui. Lo rinnestiamo e poi rinnestiamo il cavo del freno a mano, lo facciamo scattare, facciamo inserire il cavo di acciaio, ecco qua, qui. Adesso dobbiamo sganciare il vecchio tubo freno da questo innesto qui, che è un altro flare nut.
sganciamo il sensore ABS. E il tubo freno è finalmente sganciato, lo possiamo lasciare scolare nella bacinella e prendiamo il nuovo tubo freno. Lo andiamo ad ancorare prima lato telaio, adesso ci arriviamo con una 17 da questo lato e sempre la 11 da quest'altro e lo serriamo. Attenzione che si avviti senza forzare. Ok. Svitiamo uno dei due flottanti dal portapinza, quello inferiore lo lasciamo avvitato e ci infiliamo la pinza e la lasciamo così. Così è più comodo per mettere le pastiglie nella pinza. La pastiglia da mettere per prima è quella sul fondo perché c'ha queste clip che vanno innestate nel pistoncino. Facciamo attenzione che sia bene ancorata, a posto. E questa è pronta. Inseriamo anche l'altra. E possiamo rimettere il bloccaggio superiore. Controlliamo anche il serraggio dell'inferiore. Ok. Apposta. E ora possiamo rimettere il tubo sulla pinza. Svitiamo, dato che avevamo riappuntato prima, il banjo fitting. Sostituiamo le rondelle di rame. Il tubo forza leggermente e non spiana sulla pinza, quindi allentiamo un pochino il fitting giù in fondo, il flare nut di prima, in modo che non forzi. Ora si può muovere leggermente e lo orientiamo dove spiana sulla pinza. Direi che così spiana, ok, e non forza il tubo. Residui di liquido freni che abbiamo scolato dei tubi precedenti. Adesso inseriamo le due rondelle. Perfetto. Qui abbiamo l'alloggiamento del tubo freno dentro l'ammortizzatore. Mettiamo il gommino nella sua sede. Ok. E siamo in sicurezza. Rimettiamo in sede anche il sensore ABS. Ok. Rimettiamo la molletta in posizione. La Mini, oltre ad andare meglio perché l'assetto Bilstein B16, B14, il freno eccetera eccetera, con la pinza revisionata, raga, adesso a fuoco, portiamo sta macchina! appena l'abbiamo finita, la prendo, madonna santa, la scanno! Ricordiamo agli amici a casa che la parola del giorno è banjo fitting. Col banjo fitting, ragazzi, la tua Mini frenerà da paura. Le mollette, signori, le mollette. Infiliamo la pastiglia nella molletta, l'apposita molletta. Pensa a tutti i meccanici che vedranno questo video, diranno: ah, ma te, ma che te pensi che non lo sappiamo già? Bello. Per noi è il primo giorno, quindi. Vabbè, ma io, tu perché sei esperto meccanico, io sono solamente un ragazzo di 20 anni. Con tante prospettive di vita. Come si mettono le mollette delle pinze? Infilare prima un lato comodo, ok? Il secondo si fa leva. Si comincia a infilare il perno nel foro e si preme la parte superiore. Wow! Fatto! Apriamo lo spurgo. Il power bleeder fa uscire a pressione l'olio. Qui rileviamo sempre il tappo dello spurgo, infiliamo la chiave, infiliamo il tubo. Apriamo e facciamo defluire l'olio e l'aria. Diamo un altro po' di pressione al bleeder. Ecco, adesso è l'olio pulito. C'era molta aria, vedi, fa un po' di bolle. Sì. Questo è l'ultimo, signori, the last one.
Adesso devi entrare in auto, dobbiamo spulgare premendo il pedale. Vai, tra le tre pompate e poi dai giù. Diventa duro? Sì. Dai altre tre pompate. E poi resti giù. Sono rimasto giù. Ok, sta uscendo tutto. Ok, altre tre. Rimango giù. Perfetto. E qui abbiamo finito. Titi, that's me. Titi, that's me. Titi, O.T. Titi, that's me. Titi, that's me. Titi, You wear a hat, they call dad. Me, I'm the dad in a hat. You just like clubbing in clothes. Me, I like afternoon naps. Three happy meals for the road. My oldest like counting racks. Che è successo lì? Grasso? C'è un po' di grasso sul cerchio, tanto vale pulirlo. Quella è quella cuffia? Sì, nel grasso della cuffia del semiasse. My youngest is just like a mama. The mama loves me and I love her, so if she wants something, it's never a bother. Three little ladies, my babies, and one on the way. Now I'm stressing my mama. And don't try to play around, don't try to play with them. Terminato! Play with them unless you're looking for problems. So don't try to play around, don't try to play with them. My brother's out with the drama. 4 to 5 nights on the road. Counting days till I'm home. I could do show after show, but nothing is better than home. Driving through nights I'm alone. È giunto il momento di provare questo nuovo assetto e freni. Però prima devo fare un salto da officina cubo. È cattiva. L'assetto è appena stato montato, i freni vanno rodati come anche le pastiglie, quindi faccio un salto da, attenzione, officine cubo, perché devo fare il secondo spurgo dei freni. Ok, perché sento la corsa del pedale morbida, un po' lunga, è normale, tutto normalissimo. Ti dico di più, c'è una seconda estrazione per vincere questo bellissimo, meraviglioso pomello del cambio custom made by officine cubo. Nella prima estrazione 6 di voi li hanno vinti. Che cosa dovete fare per partecipare? Semplicissimo, seguire il mio profilo Instagram Officina del Pilota e quello di Officine Cubo. Seguendo entrambi i profili noi faremo un match tra i nuovi seguaci e faremo un'estrazione subito dopo l'uscita di questo video. Quindi affrettatevi e anche voi potrete vincere questi magnifici pomelli. Grazie per l'ascolto, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fate un sacco di cose per me. Per quanto riguarda il test drive, ovviamente lo vedrete nella prossima puntata qui su Officina del Pilota. Ciao, alla prossima. Anzi aspetta, che noi gliela diamo una scannatina piccinina. PSCO. A fuoco, baby. Dio mio, come va sta assetto? Madre santa, ci sarà da divertirsi nel prossimo test drive. I came to win, I ain't gonna play. At my own pace and I'm never late. See the strap thing, it's the new to me. Might only do this for like 2 or 3. I'll be down as long as it's true to me. Got records, some records that's new to you. But none of these records is new to me. I used to skip class, now I'm tutoring. I was just a team with a GD.